Facciamo anche un'intervista a questo qua che sta pescando. Alla ricerca degli ultimi pescatori. Ma pescatori vecchi oramai sono finiti, la maggior parte sono giovani. Guarda che spettacolo, guarda. È uno spettacolo. Adesso ci avviciniamo a un pescatore. Peppino. Dice l'amico qua, quanto pescatore siete rimasti? Quanto pescatore siete rimasti a casa? Perché siamo rimasti? Solo io sono rimasto. L'ultimo pescatore di Capri. Questo ho preso oggi, sono due pesci oggi. Purtroppo Peppino oggi non sembra aver avuto molta fortuna. E per capire la crisi della pesca, Capri Liberato mi mostra quanto sia più facile guadagnarsi il pane aggiungendo semplicemente un pizzico di fantasia alle bellezze dell'isola. Questa scala porta da una Capri, dalla Grotta Azzurra verso su ad una Capri. Adesso vediamo soltanto le entrate perché stamattina c'è un po' di mare mosso. Guarda, da questo lato prende la luce del sole, la luce del giorno, diciamo, che poi dentro diventa come il cielo, azzurro come il cielo. Guarda, guarda sulla roccia, guarda, questo buco qua c'è la forma dell'orecchio. Guarda dietro di me, ci sono le orecchie di un lupo, di un asino, come dobbiamo dire, guarda. Sai quella canzone che dice, se chiama Capri, st'isola d'oro, chi vuol fa mura, venisse ca. Mentre torniamo in porto, ripassiamo nei pressi di Peppino, che però stavolta ha una buona notizia. Ha preso un altro monito. T'ho portato fortuna! Hai portato fortuna, bene! Quando è arrivato il momento di ormeggiare il gozzo, purtroppo Liberato si accorge di avere un problema all'elica. Non ce la fanno nell'elica e si toglie. Mannaggia la plastica, eh? La plastica, questo è un mare pieno di plastica, pieno, 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 pieno. Siamo invaso di questa plastica. Quello che state vedendo ha dell'assurdo. Il mare dell'isola più bella del Mediterraneo non ha più pesce ed è invaso dalla plastica. Liberato oggi ha smesso di cantare. Per liberare le eliche da una busta della spesa, sarà costretto a saltare il pranzo.